non c'era con me e Sannino nessun contrasto. C'era solo un'analisi non fatta da me, ma almeno altri 7-8 osservatori esterni e competenti che vedevano male il Palermo dal punto di vista connessione giocatori, allenatore, allenatore, giocatori. Quando io poi prendo una decisione, la prendo sempre, anche sapendo dei lazzi e degli sberleffi che possono venire fuori quando io lascio a casa un allenatore, ma la prendo sempre con un ragionamento ponderato e il mio ragionamento era che A, in questo momento c'era sul mercato Gasperini, come quando ho sostituito Baldini, c'era sul mercato Guidolin, per cui non c'era neanche tanta voglia di aspettare, avendo perso io la fiducia completamente nel lavoro dell'allenatore.